E termina in pareggio 0-0 al Via del Mare di Lecce, la partita fra Lecce e Monza, due squadre sicuramente papabili e candidate alla prossima promozione in Serie A, due squadre che sotto il punto di vista dell'organico, secondo me, sono fra le tre sicuramente migliori di questo campionato di Serie B. Lecce e Monza sono due squadre che, possiamo dirlo, hanno molte cose in comune, soprattutto molti giocatori in comune. Non a caso un protagonista di oggi, Giulio Donati, sulla fascia destra l'anno scorso vestiva proprio la maglia del Lecce in Serie A, come anche il subentrato Armellino, ma se voglio pensare in passato anche agli arrivi di Mino Chiricò e di Lepore. Poteva essercene sicuramente qualcun altro, soprattutto il loro capitano Mancosu, che quest'estate è stato davvero a un passo dal Monza, che invece poi ha tirato fuori il nome a sorpresa Kevin Prince Boateng, ma questo ovviamente è un'altra storia. Una partita molto strana, dove le due squadre per certi tratti sembravano quasi cercare questo pareggio che alla fine dei conti avrebbe fatto comodo a entrambe le squadre, al Monza per restare nella zona alta della classifica e restare fra le prime tre della classifica, mentre invece in caso di sconfitta sarebbe stato un punto perso molto ma molto pesante, tanto pesante quanto sarebbe stato per il Lecce, che invece con questo punto si riconferma al settimo posto in zona playoff. Comunque una partita, ripeto, molto equilibrata, dove il Monza secondo me era partito anche meglio, un po' come faceva nelle ultime partite, quindi avendo completamente il pallino del gioco, cercando di sovrastare l'avversario in tutto e per tutto e cercando di trovare dei buoni spazi e dei buoni varchi, soprattutto per Frattesi, che ricordiamo è un centrocampista molto in forma per il Monza, e per un Boateng anche oggi secondo me fondamentale per la squadra di Christian Brocchi. Ed è proprio in queste partite, nelle partite più difficili, dove probabilmente il Monza non riesce ad esprimere il meglio del suo gioco, in queste partite possiamo vedere quanto Boateng risulti vitale per questa squadra. Le occasioni, le pochissime, le rarissime occasioni che ci sono state oggi per il Monza sono passate, si è notate, tutte dai piedi di Kevin Prince Boateng. Un colpo di tacco, un passaggio di prima, ma Boateng è stato fondamentale anche in questa partita, diciamo, ferma, perché se il Monza poi è andato a calare, soprattutto durante il secondo tempo, mentre invece il Lecce ha preso in mano il pallino del gioco, cercando di colpire soprattutto nei minuti finali la porta di Di Gregorio, ma in sostanza possiamo dire che è stata una partita molto ma molto equilibrata. A complicare le cose è arrivata anche l'espulsione da parte di Bellucci proprio negli ultimissimi minuti di partita, che poteva compromettere la gara. Non a caso il Lecce per gli ultimi 5 minuti è stato costantemente nell'area difesa da Di Gregorio. Fortunatamente però la partita è terminata così in pareggio. E dunque Monza, che con questo pareggio si porta, come abbiamo detto, o meglio si riconferma al terzo posto a 30 punti, aspettando ovviamente il risultato soprattutto del Cittadella, che deve in ogni caso recuperare anche altre partite, ma soprattutto quello della Salernitana, che sta giocando proprio in questi minuti contro il Pordenone. Giornata nel Monza, se possiamo definirla, un po' storta, visto che, come sapevamo, Dani Mota era indisponibile e non è neanche partito per la trasferta di Lecce, e poi nel riscaldamento pre-partita è arrivata un'altra tegola per il Monza, ovvero quella di Balotelli, che probabilmente riscaldandosi ha avuto un affaticamento muscolare e purtroppo si è dovuto accomodare in tribuna. Al suo posto c'era Gytkjer, oggi secondo me un po' meno lucido del solito, visto che ve l'ho descritto più volte questo giocatore, un ragazzo che è molto altruista, che cerca più il passaggio decisivo per i compagni che il suo gol, nonostante sia comunque un attaccante e un bomber in teoria. Nonostante questo, oggi l'ho visto un po' spento
e mentre invece è stato Boateng ad innescare quasi tutte le azioni del Monza. Senza dimenticare ovviamente l'uscita dal campo del nostro terzino sinistro Carlos Augusto solo al 73esimo minuto, anche lui per un eventuale infortunio. Dunque una giornata un po' storta quella del Monza, che comunque ha portato un buon pareggio su un campo molto ma molto difficile. Detto questo ragazzi, io come sempre vi ricordo di farmi sapere con un commento che cosa ne pensate riguardo questa partita, una partita che ritengo molto difficile da decifrare, soprattutto da capire come è stata la prestazione del Monza e come giudicarla, se una prestazione positiva o negativa. Io vi ricordo di farmi sapere con un commento, di lasciare like e di iscrivervi al canale se siete veri monzesi. Noi ci rivediamo con un prossimo video e sempre forza Monza!